Intanto abbiamo apprezzato le precisazioni del Presidente Monti e credo che questo governo che noi abbiamo voluto e che sosteniamo può fare cose buone grazie ai partiti e al Parlamento e alle parti sociali. Riteniamo anche che insieme alle riforme che sono state fatte debbano partire investimenti per la crescita, perché pensiamo che questo Paese abbia bisogno di creare posti di lavoro, di aumentare i redditi dei lavoratori e non di concentrarsi soltanto sulle restrizioni di fatto delle possibilità dei servizi per le persone. In particolare noi siamo molto fermi nel difendere la dignità del lavoro e quindi ricordiamo al Governo che in questo momento il vero problema è creare posti di lavoro, non dare libertà di licenziamento. Tra l'altro c'è una vera e propria emergenza, e si ripetono oramai i gesti estremi di persone che non avendo lavoro sono disperate, insomma, si tolgono la vita. Sì, lavoratori e imprenditori, perché il problema è lo stesso. Non c'è lavoro perché le imprese non riescono a produrre, perché entrano in crisi e quindi è assolutamente necessario, indispensabile che il governo adesso si concentri sulla fase della crescita e dell'equità. Le politiche di rigore hanno dato i risultati, però ora il sistema bancario deve dare il credito, l'Europa deve sbloccare i patti di stabilità per le infrastrutture, per gli investimenti, per la ricerca, per l'innovazione e forse riusciremo ad uscire dalla crisi, altrimenti anche le misure doverose che sono state prese rischiano di avere un effetto recessivo. In particolare questa sfida a Lecce come la vede dopo oltre 10 anni di gestione del centrodestra? Ma la vedo bene per noi, la vedo bene perché il centrodestra non ha amministrato bene la città, sia quando è diviso che quando sembra riunirsi, perché sembra sommare debolezze, non forze, contraddizioni dei governi di centrodestra in questa città. La vedo bene perché noi abbiamo un'ottima candidata che gli abitanti di Lecce già conoscono come ottimo assessore regionale e vicepresidente della regione, una diciamo, delle espressioni più mature, più forti, più coerenti della politica locale. Una donna, peraltro mi dispiace dirlo, ma l'unica donna candidata ad una grande città e quindi su Loredana investiamo con molta convinzione. E poi sappiamo anche che qui a Lecce si potrà ripetere l'operazione politica che ci ha fatto vincere quasi ovunque nello scorso anno alle amministrative. Il centro-sinistra unito che può fare almeno al secondo turno un'alleanza con i moderati di centro. Quindi Partito Democratico, le liste civiche, i partiti della sinistra, SEL, Partito di Vendola e poi al secondo turno anche l'UDC. Con questa formula noi la scorsa volta abbiamo vinto in tutta Italia e stiamo governando bene.